ringrazio tutti quanti gli intervenuti, tutti quanti i partecipanti, ovviamente dapprima voi che rendete possibile questi tipi di iniziative. Ringrazio l'amministrazione comunale di Macerata che ci ha concesso la possibilità di utilizzare questi spazi, questo stadio. La parola all'assessore Ferio Caresil. Un posto un po' anomalo per fare un convegno così per la prima volta, però mi ha fatto piacere quando mi è stato chiesto, perché mi ha spiegato che si parlava del verde, ma in particolare del verde degli impianti sportivi. Adesso gli impianti sportivi è di moda, no, il sintetico, ma vi posso assicurare che quando giocavo a pallone io, giocare su quel campo lì, sul Vetera, era una meraviglia. Ringrazio Bottos, rappresentato dal vicepresidente Federico Duverga, nonché responsabile tecnico e commerciale dell'azienda. Per me l'ottavo field day. Ringrazio Michele Stefanuto, che è sempre con quel arnese in mano, pericolosissimo. Ringrazio ovviamente anche il signor Ciavatti della Zucchetti Centro Sistemi, che ci illustrerà i trattorini Ambrogio, che sono qui esposti da Agrimeccaniche, il partner di zona. È il mio primo meeting, quindi sono, come dire, inesperto, quindi farò un po' di presentazione anche sull'azienda, perché mentre aziende tipiche del settore, molto conosciute come Bottos, giustamente non hanno problemi di presentazione, le Zucchetti Centro Sistemi forse sì. Il settore del verde è un settore molto interessante, il più dinamico di quelli che siamo abituati a trattare. L'agricoltura in fin dei conti è un po' più statica. Cosa mi aspetto io dai field day? Io mi aspetto rumore, mi aspetto voglia, mi aspetto interesse, mi aspetto passione, mi aspetto iniziativa, mi aspetto confronto, mi aspetto un qualche cosa che fondamentalmente va sotto il nome, secondo me, di crescita, che è una crescita personale. Il primo pioniere è questo signore, Giovanni Orlandi, è una persona estremamente curiosa. Ringrazio anche le persone che mi hanno aiutato a realizzare questo tipo di iniziativa, la nostra squadra.